Buongiorno, sono Federico Sollazzo, insegno filosofia morale e filosofia politica all'Università di Szeged, in Ungheria, in inglese. E l'idea di registrare questo video su Pasolini deriva dall'aver recentemente partecipato a due convegni su Pasolini, uno presso l'Università di Craiova in Romania e uno presso l'Istituto Italiano di Cultura di Praga, e dall'esigenza, diciamo, di rielaborare le idee emerse in questi convegni in un discorso organico, unitario, senza i limiti temporali che all'interno di queste circostanze ovviamente sempre ci sono. In maniera particolare io vorrei soffermarmi sul concetto di mutazione antropologica in Pasolini, senza ovviamente avere l'intenzione di esaurirlo all'interno di questo filmato, ma al contrario per dischiudere una panoramica su questo tipo di argomento. Ovvero quel concetto che insieme a quello ad esempio di genocidio culturale, di nuova preistoria, di dopostoria, Pasolini inizia ad elaborare negli ultimi anni di vita, in particolare negli ultimi 3 anni di vita, quando cioè si dedica ad un'intensa attività pubblicistica sui maggiori quotidiani italiani, attraverso la quale offre un'analisi della società italiana del tempo, prefigurando quelli che sarebbero stati perché sarebbero state le caratteristiche non solo dell'Italia futura, ma oggi vediamo dell'intera società occidentale. E mettendo al centro della sua critica questo concetto di mutazione antropologica, cioè di cambiamento, ovviamente non biologico, ma antropologico, degli esseri umani, che quella che lui chiama la società dei consumi attua nei confronti delle persone stesse e nei confronti in particolar modo di quel tipo di umanità, quella preindustriale che lui in maniera particolare amava. Però è interessante, e questa è un'anticipazione per la fine di questo video, vedere che poco prima del suo assassinio lui iniziasse a mettere in luce non soltanto il ruolo del consumismo all'interno di questa dinamica di mutazione antropologica, ma anche quello della tecnica. Ma a questo ci arriveremo con calma successivamente, per ora è opportuno iniziare da quello che è stato l'inizio dell'argomentazione pasoliniana, e cioè dal fatto che la civiltà dei consumi, la società dei consumi, attua questo cambiamento negli italiani degli anni 70 e che noi oggi vediamo appunto ripetersi, possiamo dire, in tutta la società occidentale, e che lui definisce una vera e propria mutazione antropologica portata appunto dal consumismo, che è quella forma di potere che lui stesso, di sua mano, definisce come un potere senza volto. Questo infatti è il titolo di un suo articolo pubblicistico che adesso è raccolto in scritti corsari con il titolo originale pasoliniano, che è Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo, ma sul Corriere della Sera inizialmente uscì con il titolo di Il potere senza volto. E è interessante, io penso, partire da questo articolo perché in questo, non soltanto in questo ovviamente, ma in questo in maniera diretta, Pasolini lega il consumismo ad un'altra parola, ad un altro termine, ad un altro fattore, che è quello dell'edonismo, dando così luogo a questa descrizione di edonismo consumistico o consumismo edonista. È interessante questo perché ci introduce immediatamente all'idea che il consumismo è un tipo di potere che funziona attraverso dei meccanismi assolutamente diversi rispetto a quelli che erano utilizzati dalla forma di potere precedente, ormai obsoleta, arcaica, al consumismo stesso, che fondamentalmente è la forma di potere, Pasolini dice, del fascismo storico d'Italia, noi possiamo dire di quelli che sono stati tutti i totalitarismi novecenteschi, che agivano in maniera assolutamente ormai obsoleta e primitiva per imposizione di cose, imposizione di pratiche, imposizioni di idee che ovviamente essendo imposte non penetravano all'interno della coscienza delle persone, mentre il consumismo utilizza un'altra modalità di sviluppo che è quella e di penetrazione all'interno delle coscienze delle persone, che è quella dell'edonismo, cioè il consumismo è un potere che esercita fascinazione nei confronti dei soggetti ai quali si riferisce e quindi è un tipo di potere che non attua più quella dinamica in base alla quale è il potere che va dalle persone, ma al contrario diventa una sorta di calamita edonistica e quindi sono le persone che vanno verso il potere, attratte da questa
potenzialità edonistica di questo nuovo tipo di potere, del potere consumista. Ad esempio, in Mamma Roma, proprio questo viene descritto da Pasolini, cioè il fatto che la protagonista, Anna Magnani, immagina una vita migliore per il figlio se il figlio riesce ad introdursi, e a questo lei vorrebbe aiutarlo, se il figlio riesce ad introdursi nella società borghese, nella società per bene, quindi è proprio descritta questa dinamica assolutamente opposta rispetto a quella delle forme di potere precedenti, cioè. Sono le persone ora che sono attratte, affascinate edonisticamente da questo nuovo tipo di potere, quindi si muovono verso questo nuovo tipo di potere. Questo nuovo tipo di potere che esercita una funzione che è fondamentalmente una funzione omologante. Una funzione omologante sia da un punto di vista linguistico che da un punto di vista, questo è molto importante, fisico, corporeo. Cioè questa omologazione non è soltanto un'omologazione linguistica, ovvero il fatto che tutti parliamo nella stessa maniera, intendendo il linguaggio, i termini nella stessa maniera, e adesso bisogna anche vedere qual è questa stessa maniera, ma è una omologazione che agisce anche a livello corporeo, cioè tutti quanti, e da qui appunto abbiamo il perché di questa definizione mutazione antropologica, ovvero tutti quanti condividiamo lo stesso tipo di corporeità, lo stesso tipo di fisicità, meglio, lo stesso tipo di intenti, lo stesso tipo di idea che abbiamo sulla fisicità, lo stesso modo di intendere e di vivere la fisicità. Quindi è un'omologazione che si esercita fondamentalmente su queste due dimensioni, quella linguistica e quella corporea, al punto tale che Pasolini stesso scrive, ad esempio, a proposito dell'omologazione linguistica, in Diario Linguistico che è contenuto in Empirismo Eretico, scrive: un mondo interamente occupato al centro dal ciclo produzione-consumo, che ha come lingua la sola lingua tecnologica e nel quale tutte le altre lingue possono essere tranquillamente concepite come superflue o come sopravvivenze folcloristiche in lenta estinzione. O ancora in scritti corsari possiamo leggere: il linguaggio dell'azienda è per definizione un linguaggio puramente funzionale. I luoghi in cui si esprime sono quelli in cui la scienza è applicata, dunque quelli del pragmatismo puro. O a proposito dell'omologazione corporea, fisica delle persone, invece in Lettere Luterane, nell'articolo intitolato Il mio accattone in TV dopo il genocidio, leggiamo: se io oggi volessi rigirare accattone, non potrei più farlo. Non troverei più un solo giovane che fosse nel suo corpo neanche lontanamente simile ai giovani che hanno rappresentato se stessi in accattone. Ecco, questo è il segnale della mutazione antropologica. Questo testo, queste righe sono del 75, Il mio accattone in TV dopo il genocidio, accattone del 61, e lui dice che tra il 61 e il 75, quindi in uno spazio di pochi anni, circa meno di 15 anni, è successo qualcosa di così enorme in Italia che se lui volesse rigirare accattone, utilizzando attori non professionisti presi dalla strada come era suo solito, non potrebbe più farlo, perché non troverebbe più persone per le strade, in questo caso di Roma, che avessero lo stesso tipo di fisicità che avevano quelle persone che pochi anni prima abitavano le periferie di Roma stessa. Evidentemente è successo qualcosa nello spazio di questi pochi anni, questo qualcosa che lui definisce come mutazione antropologica, e che abbiamo detto che in prima approssimazione, questo è anche diventato ormai purtroppo un luogo comune che banalizza il discorso, e bisogna stare attenti a non banalizzarlo, in prima approssimazione questa mutazione antropologica possiamo coglierla come una omologazione, omologazione linguistica, omologazione fisica. Ma meglio ancora, entrando di più nei dettagli, in cosa consiste questa omologazione? È un'omologazione che consiste in una reificazione del linguaggio e del corpo, poiché soltanto ciò che è reificato, cioè soltanto le cose, soltanto gli oggetti, possono essere manipolati, controllati, ovvero in ultima istanza dominati. E allora, poiché questo potere ha, come tutti i poteri, ma questo è più aggiornato, ottimizzato ed evoluto, ha l'esigenza di controllare, manipolare, dominare le persone, questo può essere fatto efficacemente se le persone vengono reificate, ridotte a cose, e una volta che sono state ridotte a cose possono essere agevolmente ed efficacemente controllate, manipolate e dominate. E questa riduzione a cose è valida tanto per il linguaggio, che diventa così un vettore di dominio, quanto per la corporeità, che anch'essa diventa in tal modo un vettore di dominio. Per questo lui parla, in queste brevi citazioni che abbiamo letto, lui parla, ad esempio, del linguaggio pragmatico dell'azienda e della scienza, perché questa è la veste nella quale oggigiorno si presenta il dominio linguistico, e lui parla poi anche
nell'altra citazione relativa ad Alcattone, del fatto che non potrebbe più trovare persone che abbiano la stessa fisicità di quelle di pochi anni prima, perché le persone del 75 in Italia hanno ormai una fisicità che è non solo omologata, ma omologata nella forma della reificazione, omologata nella forma della reificazione. E per questo possiamo dire allora che il consumismo porta almeno un duplice ordine di problematiche. Non soltanto la scomparsa dell'antropologia precedente, cioè la scomparsa di una molteplicità di modi nei quali poter essere uomini, ovvero l'omologazione. L'omologazione segna la scomparsa di una pluralità di modalità attraverso le quali poter essere uomini, ma d'altro lato segna la comparsa appunto di un'unica modalità attraverso la quale poter essere uomini, e questa unica modalità è la modalità della reificazione. Quindi ci sono due versanti da tenere in considerazione nel problema portato dal consumismo e quindi in questa, in termini pasoliniani, mutazione antropologica. A un capo della problematica la scomparsa delle molteplici forme nelle quali poter essere uomini, e quindi la comparsa di un'unica possibilità attraverso la quale poter essere uomini. E inoltre, all'altro capo dell'estremo, il fatto che questa unica possibilità è non semplicemente una possibilità omologata e omologante, ma una possibilità omologante nella forma della reificazione, funzionale al dominio da parte di questo tipo di potere sulle persone. Pasolini, ad esempio, parla di scomparsa delle differenze in quei testi direttamente dedicati al problema della mutazione antropologica, che sono ad esempio Ampliamento del bozzetto sulla rivoluzione antropologica in Italia, uscito inizialmente su Il Mondo e adesso contenuto in Scritti Corsari, o Gli italiani non sono più quelli, uscito inizialmente sul Corriere della Sera e contenuto attualmente con il titolo Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia in Scritti Corsari. Bene, a questo punto dobbiamo chiederci com'è possibile che il consumismo sia stato in grado di fare tutto questo. Com'è possibile che il consumismo sia stato in grado di mettere in atto questa mutazione antropologica che da un lato segna la scomparsa delle differenze e dall'altro segna una omologazione nella forma della reificazione? Per dar conto di questo, bisogna tenere in considerazione almeno un duplice ordine di argomentazioni. Uno di questi ordini lo possiamo descrivere in maniera abbastanza intuitiva attraverso le parole di Pasolini stesso, attualmente contenute in Saggi sulla letteratura e sull'arte, dove Pasolini scrive: bisogna tenere presente l'assioma primo e fondamentale dell'economia politica, cioè che chi produce non produce solo merci, produce rapporti sociali, cioè umanità. Quindi, evidentemente, in questo possiamo cogliere ovviamente una eredità del Pasolini, lettore di Marx e di Gramsci, evidentemente, ovviamente, il modo in cui una società organizza il proprio apparato produttivo non è relativo soltanto alla produzione di merci, ma influenza anche la produzione di umanità. Bene, influenza la produzione di umanità in che modo? E così arriviamo all'altro ordine di argomentazioni, che a mio parere è molto più interessante, anche perché è assolutamente di attualità e anche assolutamente sottoconsiderato dalla critica, sia la critica pasoliniana sia la critica sulla società contemporanea. Dunque, in che modo influenza le modalità nelle quali impostiamo l'apparato produttivo della società? In che modo queste modalità influenzano la produzione di umanità? Evidentemente perché, come scrive Pasolini negli articoli che adesso sono contenuti in Lettere Luterane, evidentemente perché gli oggetti non sono semplicemente degli strumenti neutrali a nostra disposizione e dei quali noi possiamo disporre a nostro piacimento senza nessun tipo di problematiche e considerazioni ulteriori. Tutto al contrario, gli oggetti sono i principali educatori, i più potenti, i più pervasivi educatori che ciascuno di noi possa avere, con i quali ciascuno di noi si trova sempre ad avere a che fare. E questo è sempre valido, non soltanto, attenzione, non soltanto all'interno della società industrialmente avanzata, della società capitalistico-consumistica, questo è sempre valido. Anche in società capitalisticamente, industrialmente arretrate o pre-industriali, questo rimaneva valido. Cioè il fatto che gli oggetti in qualsiasi tipo di mondo hanno una fortissima valenza pedagogica. Sono i nostri educatori principali. E perché hanno questa fortissima valenza pedagogica? Perché ci circondano costantemente, non c'è un solo istante nel quale noi possiamo sfuggire al mondo degli oggetti, ci circondano costantemente e circondandoci costantemente, ripetono la loro lezione, che noi assorbiamo il più delle volte addirittura inconsapevolmente, quindi senza esercitare nessuna azione critica nei confronti di questa lezione, e
Questo sta a testimoniare, a significare il fatto che un oggetto non è mai un qualcosa di completamente neutrale, ma è depositario, per quanto noi possiamo avere un certo margine di autonomia nell'uso che vogliamo farne, ma ciò non toglie il fatto che è depositario, un oggetto è depositario di un certo tipo di specifica razionalità. E quando noi entriamo in contatto con quell'oggetto, noi assorbiamo quel tipo di specifica razionalità. Ad esempio, io posso utilizzare un portatile per mandare una mail o per metterlo sotto una scrivania che balla, e questo potrebbe sembrare che allora il portatile non ha un suo specifico tipo di razionalità perché è del tutto neutrale, io posso farne gli usi più diversi, ma se io lo uso per metterlo sotto una scrivania che balla, sento che lo sto usando in una maniera, tra virgolette, anormale, tra virgolette sbagliata, tra virgolette non in linea con quello che lui stesso mi sta chiedendo. Questo significa che gli oggetti ci parlano, che gli oggetti ci insegnano qualcosa, che gli oggetti ci chiedono di essere utilizzati in un certo modo, per quanto noi possiamo, non sempre poi, conservare un certo margine all'interno del quale usarli in un'altra maniera, ma percependo il fatto che li stiamo utilizzando in un'altra maniera rispetto a quello che loro ci chiedono, rispetto alla modalità nella quale loro ci chiedono di essere utilizzati. Allora questo significa che parlano, questo significa che ci chiedono di essere utilizzati in una qualche maniera. E ovviamente le richieste di utilizzo che loro ci fanno sono in linea con la loro tipo specifico di razionalità che noi inevitabilmente assorbiamo quando entriamo in contatto con un oggetto. Ad esempio, se io voglio mandare una mail, devo sottomettermi alle leggi, alle modalità che servono per mandare la mail, altrimenti semplicemente non parte questa mail, e questo significa che quell'oggetto ha una sua razionalità interna e che io la devo assorbire per poter utilizzare quell'oggetto. Non è un caso che un titolo molto interessante di uno degli scritti di Pasolini in Lettere Luterane sia "La prima lezione me l'ha data una tenda", proprio a significare questa valenza pedagogica delle cose. E nel linguaggio stesso di Pasolini, a proposito di questo potere pedagogico delle cose, possiamo leggere in Lettere Luterane: "L'educazione data a un ragazzo dagli oggetti, dalle cose, dalla realtà fisica, in altre parole dai fenomeni materiali della sua condizione sociale, rende quel ragazzo corporeamente quello che è e quello che sarà per tutta la vita. A essere educata è la sua carne, come forma del suo spirito. La condizione sociale si riconosce nella carne di un individuo, perché egli è stato fisicamente plasmato dall'educazione, appunto fisica, della materia di cui è fatto il suo mondo. Le parole dei genitori, dei maestri e infine dei professori si sovrappongono cristallizzandolo su ciò che a un ragazzo hanno già insegnato le cose e gli atti". Per questo è in atto nell'Italia del 75 e ancor di più oggi nell'Occidente contemporaneo una rivoluzione antropologica tra chi è stato educato da un certo tipo di maestri, tra virgolette, cioè da un certo tipo di oggetti, ovvero oggetti non consumistici, e da chi invece, volente o nolente, consapevole o inconsapevole, è educato da un altro tipo di educatori, cioè gli oggetti consumistici. Per questo c'è questa frattura che Pasolini riporta nei termini di mutazione antropologica. E sempre in Lettere Luterane, ad esempio, a proposito di questa frattura antropologica, leggiamo: "La verità", dunque in questo caso stiamo leggendo Gennariello, che è un poemetto pedagogico di Pasolini, nel quale Pasolini immagina di esprimersi appunto a questo ragazzo napoletano di nome Gennariello. Non è un caso che sia napoletano, perché la direzione anche geografica della mutazione antropologica in Italia nel 75 è stata da nord a sud. E rivolgendosi a questo ragazzo, Pasolini scrive: "La verità che dobbiamo dirci è questa: la nuova produzione delle cose, cioè il cambiamento delle cose, dà a te un insegnamento originario e profondo che io non posso comprendere, anche perché non lo voglio. E ciò implica una estraneità tra noi due, che non è solo quella che per secoli e millenni ha diviso i padri dai figli. Una estraneità che non è soltanto quella generazionale, che ovviamente in qualsiasi generazione c'è, ma una estraneità che è un'estraneità epocale. È un'estraneità epocale, perché è un'estraneità segnata dall'essere esposti ad un altro tipo di educatori. In passato, quando c'era una transizione da una generazione all'altra, si formava questa, in termini pasoliniani, estraneità, che era semplicemente la diversità, l'ovvia diversità della generazione dei figli rispetto alla generazione dei padri. E tuttavia, avendo padri e figli, sempre ad avere a che fare con gli stessi educatori. Ora, per la prima volta, invece, quello che cambia non è semplicemente una transizione generazionale, ma è una svolta epocale, perché figli e padri non hanno più a che fare con gli stessi tipi di educatori. Figli e padri sono antropologicamente diversi". Ora, questo apre
Un altro tipo di argomento che in questo momento lasciamo da parte e semplicemente accenniamo è ovvero al fatto che di fronte a questi nuovi educatori, che sono fondamentalmente gli educatori, gli oggetti consumistici e oggi ancora di più gli oggetti tecnologici, se ci sia o meno la possibilità di resistere alla lezione che loro impartiscono, se cioè l'unica possibilità è quella allora di abbandonare un mondo formato da oggetti tecnologici, abbandonando così anche i benefici che innegabilmente la tecnologia ci porta, o seppure vi è la possibilità di conservare questi benefici, quindi conservare un mondo costituito da oggetti tecnologici, cambiando però la nostra relazione nei confronti degli stessi. Personalmente io aderisco completamente con questa visione, quell'altra è estremamente banale, estremamente superficiale, estremamente pericolosa anche, estremamente pericolosa, perché la soluzione non è affatto un tornare indietro, e questo lo vedremo meglio a conclusione di questo discorso, è valido anche per Pasolini, la conclusione non è affatto un conservatorismo, la soluzione non è affatto tornare al passato, ma la soluzione è integrare il presente in un altro tipo di relazione che noi possiamo avere con gli oggetti tecnologici, cioè non rifiutare il progresso e la modernità perché palesemente sono portatori di questo tipo di problematiche e quindi tornare al passato perché nella modernizzazione ci sono questo tipo di problematiche, ma immaginare un altro tipo di progresso, un altro tipo di presente, un altro tipo di modernizzazione. E sotto questo profilo io ritengo che sia utile la lettura della questione della tecnica così come appare in Martin Heidegger, però come accennavo poco fa questa è un'articolazione del discorso che ci porterebbe in un'altra direzione. Ora qui ci tengo solo a dire che è vero che gli oggetti hanno questa enorme potenza pedagogica, ma questo non significa che la soluzione sia quella di tornare in una situazione pre-tecnologica nella quale quindi non avremmo la pedagogia della razionalità tecnologica. La soluzione è trovare un altro rapporto, ammesso che siamo ancora in tempo, questa è un'altra questione ancora, comunque trovare un altro rapporto con la tecnologia e con gli oggetti tecnologici. Tornando a Pasolini, quindi gli oggetti hanno questa enorme valenza pedagogica e ovviamente oggetti costruiti in serie, costruiti su scala industriale, costruiti per soddisfare e alimentare i bisogni del consumo, non possono che insegnare una lezione consumistica. A differenza di oggetti costruiti al di fuori di una modalità produttiva e di una modalità consumistica, che quindi insegnavano cose al di fuori della forma mentis consumistica, gli oggetti invece prodotti su scala industriale e in serie per alimentare, soddisfare e alimentare il consumismo, ovviamente insegnano i valori, tra virgolette, del consumismo. Per questo quando noi leggiamo in Pasolini il termine borghesia e tutti i suoi derivati, imborghesimento, borghesizzazione o anche nuovo fascismo consumistico, dobbiamo legare questi termini a questo discorso di Pasolini, cioè al fatto che, come dicevo in apertura, il consumismo porta a una omologazione che segna da un lato la scomparsa delle differenze e dall'altro la comparsa di una sola possibilità di poter essere uomini nella forma della reificazione, e il borghese è il prodotto umano di questa dinamica, il borghese è il prodotto antropologico di questa dinamica. Se prima noi avevamo a che fare con differenti modi di poter essere uomini, adesso abbiamo a che fare con il borghese, che rappresenta l'unica possibilità nella forma della reificazione di poter essere uomini. E per questo Pasolini parla di nuovo fascismo consumistico, perché il consumismo ha questo potere autoritario, omologante, conformante nella forma della reificazione, che il fascismo ambiva ad avere ma non ha mai ottenuto. Non ha mai ottenuto perché il fascismo, operando attraverso modalità di controllo arcaiche ed obsolete, non è mai riuscito a penetrare l'interiorità delle persone. Il consumismo invece, attraverso quella dinamica edonistica alla quale accennavo in apertura, è riuscito a fare questo. E per questo Pasolini lo definisce il consumismo come un nuovo fascismo consumistico. Ad esempio possiamo leggere: considero il consumismo un fascismo peggiore di quello classico, perché il clerico fascismo in realtà non ha trasformato gli italiani, non è entrato dentro di loro, è stato totalitario ma non totalizzante. Solo un esempio vi posso dare. Il fascismo ha tentato per tutti i 20 anni che è stato al potere di distruggere i dialetti, non ci è riuscito. Invece il potere consumistico, che dice di voler conservare i dialetti, li sta distruggendo. O ancora, il fascismo è quello che i sociologi hanno troppo bonariamente chiamato la società dei consumi, e per questo l'Italia sta marcendo in un benessere che è
egoismo, stupidità, incultura, pettegolezzo, moralismo, coazione, conformismo. Prestarsi in qualche modo a contribuire a questa marcescenza è ora il fascismo. Prestarsi in qualche modo, essere in qualche modo collusi con questa marcescenza è ora il fascismo. E la prima forma di collusione è quella di non essere consapevole di queste dinamiche all'interno delle quali siamo inseriti. E quindi aderirvi, per quanto inconsapevolmente, ma aderirvi. Questa è la prima forma di collusione. È a seguito di questo tipo di analisi che Pasolini introduce, cerca di introdurre all'interno del suo vocabolario dei nuovi termini che non sono solo quello di mutazione antropologica, ma anche ad esempio quello di nuova preistoria o dopostoria. Nuova preistoria o dopostoria? Perché nuova preistoria? Nuova preistoria perché se ci troviamo per la prima volta all'interno di una transizione che non è semplicemente generazionale, ma è epocale e pertanto antropologica, questo significa che siamo, negli anni 75 in Italia, in presenza di una nuova preistoria, di un nuovo tipo di uomo, ammesso che si possa ancora utilizzare la parola uomo. In una nuova preistoria, che quindi segna un'altra storia rispetto a tutta quella che nel bene e nel male è avvenuta prima di questa svolta epocale. Se c'è una svolta epocale, quindi una mutazione antropologica, vuol dire che all'inizio di questa svolta epocale abbiamo la preistoria di questa svolta epocale, quindi una nuova preistoria, e significa che tutto quello che avverrà da quell'inizio in poi è una nuova storia rispetto alla storia precedente. Quindi è una dopostoria. È una dopostoria. Per questo Pasolini scrive, ad esempio, ora lo possiamo leggere in Saggi sulla politica e sulla società, un'orrenda nuova preistoria sarà la condizione del neocapitalismo alla fine dell'antropologia classica, ora agonizzante. L'industrializzazione sulla linea neocapitalistica disseccherà il germe della storia. O, a proposito del termine dopostoria, c'è la famosissima poesia Io sono una forza del passato, contenuta in poesia in forma di rosa, nella quale Pasolini usa questo termine, scrivendo: Io sono una forza del passato, sono nella tradizione il mio amore, vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi, abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone, o guardo i crepuscoli, le mattine, su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, come i primi atti della dopostoria, cui io assisto, per privilegio d'anagrafe, dall'orlo estremo di una qualche età, sepolta, mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta, e io, feto adulto, mi aggiro, più moderno di ogni moderno, a cercare fratelli che non sono più. E ovviamente in questa poesia notiamo anche la capacità di cogliere il fatto che la mutazione antropologica è un fenomeno che inevitabilmente si abbatte anche su chi è in grado di coglierlo, anche se è in grado di coglierlo, perché descrive se stesso nei termini di più moderno di ogni moderno. Bene, a questo punto c'è da chiederci com'è possibile che tutto questo sia avvenuto senza che le persone sopra le quali, sulle quali è avvenuta questa mutazione abbiano opposto resistenza nei confronti della stessa. Tra parentesi, a mio parere è molto interessante notare il fatto che termini come mutazione antropologica, nuova preistoria, dopostoria e così via, segnano anche il tentativo di Pasolini di trovare un nuovo tipo di vocabolario nel quale potersi esprimere. Perché? Perché se siamo in presenza di una svolta epocale e antropologica che coinvolge anche, ovviamente, il linguaggio, ciò significa che, da una parte, il linguaggio precedente, che precede questo tipo di svolta, non è più in grado di descriverla, di darne conto, perché è un linguaggio che appartiene ad un mondo in esaurimento, ad un mondo in estinzione, ad un mondo che quindi non è più in grado di descrivere, di poter parlare di qualcosa di radicalmente altro. E quindi non si può più fare affidamento al vecchio linguaggio. Dall'altra parte il nuovo linguaggio è colluso, colluso nella forma di qualsiasi tipo di critica, nella forma di, anzi, di supporto a questo nuovo tipo di società. E quindi né quello antico né quello moderno attuale sono utili per descrivere la problematica e si impone quindi la esigenza di trovare altre modalità espressive. Quest'anno siamo non soltanto nel 37esimo della morte di Pasolini, ma siamo anche nel 90esimo dalla nascita di Pasolini, cosa che ce lo fa sentire, io credo, come un autore non chiuso, morto e sepolto, ma come un autore vivo e ancora vicino a noi. E io direi che molto spesso si sente dire chissà cosa avrebbe detto Pasolini se fosse stato ancora vivo e avesse visto la società attuale. Io direi che la domanda importante è non chissà cosa avrebbe detto, ma chissà come l'avrebbe detto, poiché nel linguaggio passato, nel linguaggio presente sono più utili per parlare della realtà che stiamo vivendo. E ne è testimonianza questa sperimentazione linguistica che possiamo notare tra il 73 e il 75. E quindi più che chissà cosa, la domanda è chissà come l'avrebbe detto. Tornando a quello che dicevo poco fa,
si poneva la domanda: com'è possibile che le persone sopra e sulle quali avviene questa mutazione antropologica l'abbiano accolta senza opporre nessun tipo di resistenza? Bene, per spiegare questo bisogna tenere in considerazione quello che è accaduto negli ultimi 2000 anni in Europa, ovvero il fatto che negli ultimi 2000 anni l'ideologia ufficiale è stata l'ideologia della Chiesa, l'ideologia cattolica. È un'ideologia che ha diffuso l'idea lineare del tempo, sostituendosi, come tutti sappiamo, all'idea precedente circolare, ciclica del tempo, tipica del mondo antico. Ora, cosa è accaduto però in questi 2000 anni? Che ufficialmente la Chiesa, che è stato il potere dominante di questi ultimi 2000 anni, proponeva, aveva al suo interno questa idea lineare del tempo. E tuttavia le masse contadine, che hanno costituito la stragrande maggioranza, la quasi totalità della popolazione europea negli ultimi 2000 anni, le masse contadine continuavano invece a vivere nell'idea ciclica del tempo, idea ciclica legata ovviamente ai cicli della natura, dato che la quasi totalità della massa europea era una massa contadina, aveva quindi l'assoluta necessità di legare la propria vita ai cicli della natura. E quindi in realtà la forma mentis del tempo delle masse europee contadine degli ultimi 2000 anni, nonostante la visione lineare della Chiesa, è sempre stata invece una visione ciclica legata ai cicli della natura. Quando invece è avvenuta la industrializzazione e le masse contadine si sono trasformate in masse urbane, le masse urbane non hanno più avuto la necessità di avere una forma mentis ciclica legata ai cicli della natura, perché le masse urbane non sono evidentemente più masse contadine e quindi erano pronte, disponibili ad assorbire finalmente, dopo 2000 anni, l'idea lineare del tempo, così come la Chiesa l'ha sempre custodita. Se non che l'industrializzazione, la rivoluzione scientifica industriale, non solo ha prodotto il fenomeno della transizione dalle masse contadine alle masse urbane, ma ha prodotto anche la secolarizzazione, cioè lo sviluppo, sia pratico che come forma mentis, di scienza, tecnica e industria. E quindi le masse urbane hanno, da un lato, abbandonato questa visione ciclica del tempo e si sono rese disponibili ad accogliere quella lineare, ma attenzione, hanno accolto quella lineare nella forma della secolarizzazione, nella forma, cioè, dello sviluppo potenzialmente infinito di scienza, tecnica e industria, accogliendo quindi questa idea lineare proposta dalla Chiesa nella sua forma secolarizzata. E ovviamente questo spiega come sia possibile che abbiano non solo non criticato, ma accolto a braccia aperte il fenomeno del consumismo, perché il fenomeno del consumismo si colloca all'interno di questa visione lineare e potenzialmente senza fine dello sviluppo di scienza, tecnica e industria. È Pasolini stesso, infatti, che scrive nell'articolo che uscì sul Corriere della Sera come Chiesa e Potere, adesso è contenuto in Scritti Corsari come Nuove prospettive storiche, la Chiesa è inutile al potere. È Pasolini stesso che scrive: ora di colpo la campagna ha cessato di essere religiosa, ma in compenso comincia ad essere religiosa la città. Il cristianesimo da agricolo si fa urbano, caratteristica di tutte le religioni urbane e quindi delle elite, delle classi dominanti, è la sostituzione cristiana del fine al ritorno, del misticismo soteriologico alla pietas rustica. Dunque, una religione urbana, come schema, è infinitamente più capace di cogliere il modello di Cristo che qualsiasi religione contadina. Evidentemente, qui Pasolini sta anche aggiungendo il fatto che questo accoglimento della idea lineare del tempo, così come è stata proposta dalla Chiesa, ma nella sua forma secolarizzata, segna paradossalmente anche la fine della importanza, dell'influenza, della centralità della Chiesa stessa nella società contemporanea, perché non è più la Chiesa a dettare il tempo della vita e dello sviluppo della vita, ma è ora questa idea di progresso applicata a scienza, tecnica e industria. Non è un caso quindi che Pasolini dica che il consumismo è per lui una vera e propria sofferenza, perché segna la fine di quella pluralità delle possibilità di essere uomini, della quale lui è sempre andato in cerca nel mondo contadino e nelle periferie e nelle borgate romane. Per questo Pasolini scrive, ad esempio: il consumismo consiste in un vero e proprio cataclisma antropologico. E io vivo esistenzialmente tale cataclisma che, almeno per ora, è pura degradazione. Lo vivo nei miei giorni, nelle forme della mia esistenza, nel mio corpo. È da un'esperienza esistenziale, diretta, concreta, drammatica, corporea, che nascono in conclusione tutti i miei discorsi ideologici. E per questo Pasolini non può che abiurare dalla sua trilogia della vita, cioè il Decamero, i racconti di Canterbury e i fiori della Mille e una notte, perché
perché non c'è più niente da apologizzare nella vita, se la vita a questo, in questo si arridò. Perché, come scrive proprio nella Abiura della trilogia della vita, il crollo del presente implica anche il crollo del passato. Ed è anche importante notare il fatto che questo crollo del presente, dovuto alla pedagogia di questo nuovo consumismo, è talmente catastrofico, talmente pervasivo da non poter essere contrastabile in alcun modo. Per questo Pasolini, ad esempio, in un'intervista rilasciata a Biagi, che gli chiedeva se lui fosse pessimista o ottimista, gli risponde semplicemente: io sono apocalittico. Perché, come scrive in Una disperata vitalità, la morte non è nel non poter comunicare, ma nel non poter più essere compresi. La mutazione antropologica e questo nuovo tipo di potere non agisce in maniera censoria, come i poteri obsoleti totalitari del passato, ma agisce inibendo la capacità delle persone di comprendere un certo tipo di discorsi e riducendo quei discorsi in qualcosa di banale e assorbito all'interno della società esistente, cosicché è possibile dire certe cose da parte di chi, come ad esempio Pasolini, ancora riesce a dirle, e tuttavia la censura in questo momento non sta appunto nel non poterle dire, ma nella totale inutilità del dirle, perché non vi è più la possibilità di essere compresi. Per questo Pasolini scrive: non ho un destinatario, non so più a chi mi rivolgerei. La realtà che prima mi interessava, intendo dire il sottoproletariato romano delle borgate, sta cambiando rapidamente, non la riconosco più, mentre la società italiana s'assesta. La realtà come mitologia sottoproletaria si trasforma e scompare sotto la speculazione edilizia e del consumismo. Sappiamo che quando Pasolini è stato ucciso, è stato assassinato ad Ostia la notte del 2 settembre 75, stava lavorando, tra gli altri progetti, a Petrolio, subito dopo aver portato a termine Salò, che non è affatto un film sul fascismo, ovviamente, ma è un film sul concetto di potere in generale, sull'anarchia del potere. Stava lavorando a Petrolio, ovvero un romanzo del quale, dopo diversi anni di lavorazione, abbiamo all'incirca un quarto o poco più di quella che Pasolini avrebbe voluto che fosse la versione definitiva. Un romanzo che doveva costituire per Pasolini la trasposizione in forma mitica della realtà italiana che lui stava osservando in quegli anni. La trasposizione in forma mitica perché il mito riesce a descrivere in maniera critica un certo tipo di argomentazioni, come ad esempio l'argomentazione della mutazione antropologica. C'è ad esempio in Petrolio, nella parte che Pasolini ha fatto in tempo a redigere, c'è ad esempio in Petrolio la famosa scena della visione, nella quale Pasolini immagina quei due personaggi, uno è il Merda e uno è la sua fidanzata, che passeggiano lungo la via di Tor Pignatara a Roma, e nella descrizione dell'incedere, dell'abbigliamento, della carnagione, del colore dei capelli di questi personaggi c'è la descrizione di cosa sia la mutazione antropologica, espressa in maniera estremamente più penetrante di quanto si potrebbe fare all'interno di un testo pubblicistico o saggistico, espressa attraverso la rappresentazione simbolica di cosa significhi mutazione antropologica. E tra gli altri progetti ai quali stava lavorando, ricordiamo anche la sceneggiatura di un film che stava scrivendo insieme a Citti, dal titolo provvisorio di Porno Teo Colossal, e una pièce teatrale intitolata Histoire du soldat, tratta dal romanzo di Ramus musicato da Stravinsky, e che è andata in scena poi in una forma ovviamente arrangiata ad Avignone qualche anno dopo l'assassinio di Pasolini. Ora, a questo punto io vorrei concludere questa breve introduzione a questo argomento soffermandomi su quello che abitualmente è una grandissima incomprensione e errore, fraintendimento riguardo il discorso pasoliniano e che ho accennato in precedenza, richiamandomi ad esempio anche ad Heidegger. Ovvero il fatto che, poiché Pasolini ha sempre mostrato nostalgia del passato, nostalgia del mondo contadino e del mondo industrializzato, paleo-industriale anche lui l'ha definito, e poiché si è sempre espresso in termini estremamente critici nei confronti dell'industrializzazione, della modernizzazione, questo starebbe a significare il fatto che Pasolini è un autore nostalgico del passato, conservatore ed anche, forse, addirittura reazionario. Non c'è nulla di più sbagliato. Non c'è nulla di più sbagliato. Perché la critica di Pasolini non è una critica alla modernizzazione in quanto tale, non è una critica alla
al presente e ai suoi prevedibili sviluppi in quanto presente o al futuro in quanto presente, ma è una critica alla modernizzazione in quanto questa specifica, determinata forma di modernizzazione. È una critica al presente e al suo possibile, prevedibile futuro, non in quanto presente e in quanto futuro, ma a questo specifico presente e a questo specifico, determinato, prevedibile futuro. Ecco perché Pasolini non è assolutamente un autore conservatore o addirittura reazionario, perché la sua argomentazione non ruota attorno a delle categorie temporali, come accade sempre nei pensatori conservatori e reazionari, che il discorso ruoti attorno a categorie temporali. Non è assolutamente così. Non è il tempo che prende in considerazione Pasolini, non sono le categorie temporali, ma sono i contenuti di queste categorie temporali. E il problema è che nella categoria temporale del passato c'era questa allegria, questa gioia, questa pluralità delle possibilità di essere uomini che nella dimensione del presente e del suo prevedibilissimo futuro non c'è più. È sostituita con questa categoria che Pasolini chiama borghesia, imborghesimento, borghesizzazione. Quindi è il contenuto che Pasolini critica, non il futuro in quanto futuro o il passato in quanto passato, ma il contenuto. Se i contenuti fossero opposti, Pasolini avrebbe criticato il passato e accolto a braccia aperte il futuro, ma non per questo sarebbe stato un autore futurista o modernista. Perché? Il suo discorso non si incentra sulle categorie temporali, ma sui contenuti delle categorie temporali. Per questo è un errore enorme dire che è un autore conservatore o addirittura reazionario. E questi contenuti sono quelli che abbiamo cercato di mettere in evidenza. Tant'è vero che Pasolini stesso, che in poche righe che sono contenute oggi nell'opera Saggi sulla letteratura e sull'arte, scrive: «Dove ho scritto che bisogna ritornare indietro? Dove? Vedete punto per punto e io vi dico no, avete capito male, vi siete sbagliati, non intendo affatto ritornare indietro». Ora, a parte il fatto che questo è chiaro anche nella sua produzione poetica, ma qui lo dice a chiare lettere, non vedo come si possa continuare a rimanere all'interno di questo tipo di errore. Bene, e se la soluzione non è quindi affatto quella di ritornare indietro, quale può essere la soluzione? Qual è la soluzione che Pasolini propone? Per questo è, secondo me, interessantissimo rifarsi all'ultima sua intervista, che rilasciò proprio il giorno prima di essere assassinato a Fulvio Colombo per l'Unità. Peraltro, alla fine dell'intervista, Pasolini chiese a Colombo di lasciargli la bozza dell'intervista perché voleva rivederla e correggerla e spedirla a Colombo poi in forma corretta per la pubblicazione, ma ovviamente non poté fare questo tipo di revisione. Qual è quindi la soluzione che viene abbozzata in questa intervista? E sicuramente Pasolini ci avrebbe poi lavorato meglio in futuro su questo tipo di argomento. È quell'argomento che in questo contesto, in questa intervista, Pasolini definisce come rifiuto, cioè il rifiuto di qualsiasi tipo di collusione, il rifiuto di qualsiasi tipo di collusione con questo tipo di presente e con questo tipo di modernizzazione. Perché se come abbiamo letto poco fa, il fascismo oggi, la marcescenza oggi, consiste nell'essere collusi con questo tipo di modernizzazione. Pasolini scrive, l'abbiamo letto prima, prestarsi in qualche modo a contribuire a questa marcescenza è oggi il fascismo, e allora significa evidentemente che la soluzione è non prestarsi in alcun modo, non prestarsi in alcun modo a contribuire a questa marcescenza. Questa è la soluzione. E non prestarsi in alcun modo significa il rifiuto di questo presente e di questa modernizzazione, il rifiuto. In maniera simile, ora non abbiamo tempo per sottolineare le differenze, ma in maniera un po' simile a quello che anche Marcuse scrive nelle ultime pagine dell'Uomo una dimensione, parlando di grande rifiuto. Ma tornando a Pasolini, se evidentemente il problema è prestarsi in qualche modo a contribuire a questa marcescenza, evidentemente la soluzione è non prestarsi in alcun modo a contribuire a questa marcescenza. Quindi il rifiuto. Il rifiuto, a proposito del quale, cosa intende Pasolini quando parla di rifiuto? Cosa intende? Intende un gesto pazzesco? Sì. Intende un gesto pazzesco. Il rifiuto è sempre stato un gesto essenziale. I santi, gli eremiti, ma anche gli intellettuali, i pochi che hanno fatto la storia, sono quelli che hanno detto di no, mica i cortigiani e gli assistenti dei cardinali. Il rifiuto per funzionare deve essere grande, non piccolo, totale, non su questo o quel punto, assurdo, non di buon senso. Dire no a questo presente, dire no a questa modernizzazione, rifiutarlo in maniera pazzesca. Rifiutarlo in maniera folle, questa è la soluzione. Rifiutarlo a costo della vita, rifiutarlo dando la vita per questo rifiuto, dando la vita e avendone in cambio l'esistenza, ma questo è un altro tipo di discorso, per questo rifiuto. Ovvero non prestarsi in alcun modo
a contribuire a questa marcescenza. Marcescenza a proposito della quale, e con questo concludo, vorrei anche sottolineare il fatto che se noi vogliamo comprendere un fenomeno, l'unica possibilità che abbiamo di comprenderlo è penetrare questo fenomeno. Non lo si può comprendere dall'esterno. Questo è uno degli errori o degli orrori della mentalità scientifica. Il fatto che l'osservatore, lo scienziato, è sempre esterno, è sempre impersonale, è sempre oggettivo. No. Se si vuole comprendere un fenomeno, si deve penetrare quel fenomeno. Ci si deve sporcare le mani con quel fenomeno. Si deve rischiare di morire con quel fenomeno. E poi se si riesce ad uscirne, lo si è compreso. Se si riesce ad uscirne dopo questo percorso, lo si è compreso. Per questo lui scrive, dice sempre in quest'ultima intervista, ho già detto a Moravia, con la vita che faccio io pago un prezzo, è come uno che scende all'inferno, ma quando torno, se torno, ho visto altre cose, più cose. Questo significa, di fronte ancora a chi lo critica da un punto di vista moralistico, o di fronte ancora a chi considera una perversione la sua omosessualità e il modo in cui viveva la sua omosessualità, o di fronte ancora a chi crede che questo sia questa sia la chiave di lettura intorno alla quale, grazie alla quale poter penetrare il suo concetto, di fronte a tutte queste interpretazioni del tutto sbagliate, la risposta è che se si vuole comprendere un fenomeno lo si deve penetrare. Se si vuole comprendere cosa sia questo dramma della mutazione antropologica, si deve penetrare la mutazione antropologica, ci si deve sporcare le mani con la mutazione antropologica. Questo è il senso del suo girovagare con l'Alfa Romeo per le borgate e le periferie di Roma. Da una parte certamente ci sarà stato anche il disperato tentativo di trovare delle sopravvivenze di esseri umani dell'epoca precedente. Ma soprattutto c'era invece la volontà di comprendere questo fenomeno. E lo si può comprendere solo dall'interno. Questa è la spiegazione ai perbenisti, ai ben pensanti, ai moralisti, o ancora a chi crede che l'omosessualità sia stata il motore di tutta la produzione pasoliniana. L'omosessualità deriva dai suoi trascorsi familiari, ma il fatto di, se lui non fosse stato omosessuale, ma eterosessuale, o bisessuale, o senza nessuna categorizzazione sessuale, in tutti i casi rimane questo tipo di impostazione, che è quella di girare per i meandri della mutazione antropologica per comprenderla, perché questa è l'unica possibilità per comprenderla. E come ultima frase, di fronte ancora a chi avanza, non so quanto in buona fede o quanto semplicemente per incomprensione, delle critiche al pensiero pasoliniano, io direi che si può rispondere con una riga tratta ancora una volta da quest'ultima intervista, nella quale Pasolini dice: non dico che dovete credermi, dico che dovete cambiare discorso per non affrontare la verità.